Chocolat ci mette l'anima, la passione, come abbiamo potuto dedurre da questa clip. Allora, io se domando a un archeologo cosa voleva fare da piccolo, invariabilmente mi dicono: volevo fare l'archeologo, un medico lo stesso, uno scienziato lo stesso. Liscia voleva fare la conduttrice televisiva, voleva girare il pianeta per farlo conoscere agli altri, oppure pensavi a tutta un'altra cosa? Guarda Piero, io pensavo sinceramente a tutt'altro, perché ho sempre amato molto la natura, gli animali, volevo fare la veterinaria, poi volevo fare l'elicotterista perché mi piaceva la scoperta, poi casualmente sono entrata nel mondo della televisione e a un certo punto in mezzo a tanti lustrini e paillettes mi sono chiesta: ma io che cosa voglio fare da grande? E quindi a quel punto era il 1986, me lo ricordo molto bene. Ho detto io vorrei fare un programma che si occupasse di natura, ambiente e animali e mi hanno subito detto che ero pazza perché uscivo da programmi come il Festival Bar, musicali, Poi trasmissioni. all'epoca non era così diffuso l'esigenza di occuparsi di natura e di animali. Io ricordo che Assolutamente ancora no. non erano nate neppure tante riviste che oggi si occupano di questa materia. Ma Quindi sai sei che io stata. parlavo di diritti degli animali e le persone mi ridevano in faccia, ancora qualcuno ci ride su queste cose, però siamo stati proprio i primi in televisione a parlare di diritti di esseri che sono sempre stati considerati solo per essere usati dagli esseri umani, no? E quindi è E nata volendo poi. rimanere su questo argomento, visto che ci siamo entrati subito, ora le cose sono cambiate? Gli animali hanno dei diritti? Gli animali sicuramente hanno dei diritti, le cose sono cambiate, ci sono leggi a tutela degli animali, quindi questo senza dubbio è stato un grande passo avanti. La strada da percorrere credo che sia ancora molto lunga, perché quando si parla di animali si pensa quasi esclusivamente a cani o a gatti, invece gli animali sono nella nostra vita in maniera molto più presente, innanzitutto. Quando parliamo della nostra alimentazione, non siamo tutti vegetariani, anzi, e quindi quando l'essere umano usa gli animali dovrebbe rapportarsi con essi in maniera completamente diversa e invece noi li consideriamo soltanto degli oggetti. Ecco perché dico che la strada da percorrere è ancora molto lunga. Senti, mi fai venire in mente una espressione di Papa Francesco che a un certo punto ha detto: cerchiamo di non scambiare gli esseri umani con gli animali, perché gli esseri umani devono rimanere tali. Ora si sta andando verso una società di animalisti invece che di umanisti. Che ti dice a te questa frase? Guarda, premesso che io amo molto Papa Francesco, non significa che debba condividere tutto quello che dice, quindi io credo che Poi prima. questo credo che non rientri nella cosiddetta infallibilità del Papa, è un È giudizio. un giudizio, però comunque sia, prima di arrivare a un punto dove appunto ci sono più animalisti che persone che danno importanza agli esseri umani. Di strada ce n'è da percorrere, siamo ancora molto molto indietro. Ad oggi assolutamente gli animali sono considerati molto come oggetti e poco come esseri senzienti. A proposito di Papa, quando il Papa poco tempo fa ha sgridato una signora perché teneva il cane nel passeggino, per dire, no? E ha detto con tutti i bambini, non paragoniamo gli animali ai bambini, non ricordo esattamente la frase. Però voglio semplicemente dire che ci sono tante persone sole nella nostra società che sono state abbandonate anche dai familiari e che quando hanno un cane, se parliamo di persone anziane ad esempio, questo cane diventa quasi l'unico motivo per alzarsi la mattina, vestirsi e uscire a fare una passeggiata. Quindi un cane ti dà tantissimo amore e se vogliamo fare un discorso egoistico, proprio per le persone sole, il cane è utile, anche il gatto, però il gatto ha meno bisogno di andare a fare una Ti hai un passeggiata. cane, hai un gatto? Ma io ho sempre avuto animali, diciamo che non li ho cercati, sono loro che hanno incrociato la mia strada, mi hanno chiesto aiuto e non ho potuto dire loro di no. Senti, oggi pomeriggio appena sei arrivata ti abbiamo fatto visitare
Aquileia, nonostante il maltempo che ci costringe a fare questo incontro con te. Beh, in un posto bellissimo, mamma mia. Che è la Domus di Vito Macro, che era un riccone dell'antica Aquileia, ma di ricconi ce n'erano tanti ad Aquileia e di queste domus ce n'erano altrettante. Però invece che in una piazza sotto la basilica dove ogni sera si raccolgono 1000 persone, dobbiamo essere qui io e te e adoperare questo strumento che il Covid ha particolarmente lanciato, cioè lo streaming. Sì. E, ecco, però hai visitato Aquileia sotto l'acqua. Poi non c'eri mai stata, credo, e quindi che effetto ti fanno queste antichità cristiane, queste antichità romane? Quando sono venuta qui, sono arrivata a Grado, tu hai detto che ho visitato tante realtà del mondo, io ho detto in realtà pochissime, perché il mondo è talmente grande che non conosco nemmeno bene l'Italia. Ad Aquileia non ero mai stata, così come non ero mai stata a Grado. Avevo avuto il mio sogno fantastico di venire qui, andare al mare, vedere Grado, la storia, Aquileia, con questa storia dell'antica Roma, di cui mi vergogno, conoscevo assai poco. L'acqua non ci ha fermato assolutamente, mi dispiace tantissimo, tantissimo non essere riuscita a incontrare tante persone che volevano essere presenti questa sera, perché c'è brutto tempo, piove. Però comunque vi saluto con il cuore, veramente. Vi invito a conoscere Aquileia qualora non la conosceste e vi invito a far germogliare il seme che dovrebbe essere in ognuno di noi della voglia di conoscere. Non facciamoci catturare dalla pigrizia, perché poi il brutto tempo, tutto quello che sta succedendo frutto dei cambiamenti climatici, il brutto tempo paradossalmente ci inaridisce, nonostante continui a piovere, ci inaridisce, quindi non ci fa venire voglia di uscire, di incontrare le persone, di andare a conoscere. Invece vedi persone che vanno in giro con l'ombrello, con gli impermeabili, comunque non si debbono fermare. Quindi io sono rimasta affascinata dai mosaici che ho visto, ho fatto un sacco di domande, perché la curiosità non deve venire mai a mancare. E ho fatto anche una promessa a me stessa che voglio tornare per conoscere meglio queste realtà storiche unite alla bellezza naturalistica che ci deve essere in questo territorio, con la laguna, tutte queste isole, un territorio che però io non conosco. Mi sembra di capire che tu credi nel cambiamento climatico. Dai, non mi dire credi, no, non mi dire perché credi, perché dai. Appaiono sui giornali delle notizie buffe, come quella che ho letto oggi, che si è formata una società, un'associazione con relativa fondazione, con un migliaio di persone che si ritengono esperti e che dicono che non esiste cambiamento climatico. Poi è il caso proprio di dirlo, perché forse questa associazione avrà anche una certa fortuna mediatica, perché tutto quello che fa bastian contrario entra. Ci sono anche i terrapiattisti, però. Sì, ci sono i terrapiattisti, e poi non parliamo di altre cose. Ecco, va bene. Allora, la domanda è questa, non è tanto se ci credi o non ci credi, ma nei 40 anni, 30 anni in cui ti occupi del pianeta, che stai girando il mondo, hai visto un cambiamento diretto? Ho visto dei cambiamenti catastrofici e quindi mi sembra strano che ancora ci possa essere qualcuno che crede a chi dice che non esistono i cambiamenti climatici, perché alla fine noi abbiamo tutti un nostro cervello. Guarda che Trump ci crede, quindi è un'autorità in materia. Cioè Trump dice che non ci sono, intendi dire questo? Certo, sì. Esatto. Vabbè, sorvoliamo, ok? Sorvoliamo. E io voglio dire semplicemente che chiunque è in grado di usare il proprio cervello, se non ha 2 anni, vede sotto i propri occhi i cambiamenti. Se uno va sulle montagne vede che i ghiacciai si stanno fondendo sempre di più, alcuni sono addirittura scomparsi. Se uno vive in una grande città, anche in una città piccola, e misura la temperatura in un ambiente molto antropizzato e si allontana di 1 chilometro dalla città e va in campagna, vede che la temperatura è di 1,5-2 gradi inferiore, quindi vuol dire che la presenza umana determina un innalzamento della temperatura con tutto ciò che rappresenta. Se poi pensiamo che siamo 8 miliardi di persone sulla Terra e la stiamo
divorando. Non possiamo dire che questa presenza così massiccia non provochi i cambiamenti climatici, perché si continua ad aumentare la richiesta d'energia, che può essere legittima se pensiamo a paesi poveri, perché noi possiamo tutto e i paesi poveri non possono magari niente. Quindi è legittimo che uno abbia bisogno di più energia, ma produrre più energia significa alzare la febbre del pianeta. Poi mi voglio fermare, Piero, perché sennò io veramente parto per la tangente. Ma sei pessimista o sei ottimista per il futuro del pianeta quindi dell'umanità? Io sono pessimista. Questo non lo dovevi dire. Però sono ottimista, nel senso che ti dico soltanto questo. Mia figlia, che ha 18 anni, vedendo tutto quello che sta succedendo al mondo, tutti i disastri che vengono comunicati continuamente dai TG, mi ha detto: mamma, ma come lo vedi il futuro? E io le ho detto: guarda, io il futuro lo vedo bene, perché ormai ci stiamo andando a schiantare in maniera talmente violenta che l'uomo non può non rendersene conto. Quindi, siccome l'uomo è dotato di conoscenze e di grande intelligenza, troverà il modo per cambiare rotta e andare verso un mondo non inquinato, verso un ambiente più sano per diminuire le malattie che ormai purtroppo coinvolgono un sempre maggior numero di persone. Perché non può essere diversamente, quindi è una risposta strana. Sono pessimista perché non vedo queste grandi possibilità di miglioramento, ma sono per forza ottimista perché quando un tir ti viene addosso tu automaticamente fai un salto e ti butti sul lato della strada per metterti in salvo. E ormai ci troviamo un tir che ci sta venendo addosso. Dobbiamo dare importanza ai valori veri. Quando si parla sempre di crescita, dovremmo partire dal concetto di: ok, fermiamoci tutti, che cosa significa crescita? Significa solo aumentare, incrementare l'economia, aumentare i guadagni? O significa avere meno malattie, avere un ambiente sano, avere un'aria che respiriamo pulita, mangiare cibi che non sono avvelenati? Perché poi alla fine l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dà dei dati che non possono avere colori politici, ci dà dei numeri che fanno paura. La pianura padana, secondo l'OMS, è una delle zone più inquinate d'Europa ed è anche un territorio dal quale tutti quanti noi prendiamo dei prodotti della terra che amiamo. Quindi che cosa significa crescita? Io credo che la crescita dovrebbe anche prevedere una piccola decrescita su certe cose. Finisco, Piero, perché non voglio dilungarmi, però io ho avuto la fortuna di incontrare il presidente del Parco Nazionale delle Isole Egadi, che è uno dei parchi più grandi che ci abbiamo in Italia. E nel Parco Nazionale delle Isole Egadi a largo devono fare le pale eoliche offshore, il parco eolico offshore d'Italia, sì. Più grande d'Europa addirittura d'Europa. E però ci sono persone ovviamente contrarie, persone a favore, eccetera, eccetera. E parlando con questo direttore del parco mi diceva: Licia, non è tanto il problema dell'energia che serve, perché dobbiamo investire nell'energia green, dovremmo far cambiare mentalità alla gente, dovremmo far sì che la gente capisse che deve richiedere meno energia, perché se noi continuiamo a chiedere più energia saremmo comunque costretti a rosicchiare, distruggere, divorare sempre più questa terra che è una. Senti, un attimo di autoanalisi. Sì. Ti sei mai spiegata perché hai avuto questo successo? Sei una dei volti più popolari e più amati della televisione, no? Quindi dagli italiani. Te lo sarei chiesto come sei arrivata a questo punto della tua vita, cioè in cui tutti abbiamo visto prima, siamo usciti dal ristorante, la gente ti fermava, voleva la foto, si congratulava. Come te lo spieghi? Cerca di essere... Sono onesta. Io sono una persona molto onesta. Forse mi sto già rispondendo. Uno, sono una persona onesta e forse le persone che mi vedono se ne rendono conto. Due, sono una persona normale.
E anche questo magari può essere apprezzato dal pubblico televisivo. 3. Tratto dei temi con entusiasmo e con il sorriso, perché tanto continuare a dire che ci sono catastrofi lo fanno tutti, per cui tentiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. E 4, che è una frase che ho scritto dietro la mia scrivania a casa, si trova all'Università Aeronautica, mi sembra di Oxford, però non ne sono sicura. E la scienza poi col tempo ha dato una spiegazione, ma questa è una frase che risale a tanti anni fa, e diceva: è scientificamente provato che un coleottero, in rapporto alla dimensione alare e al suo peso, non può volare, punto. Vola perché non lo sa. Questa è la risposta. Io sono forse un coleottero, anche se poi la scienza l'ha data la risposta. Volo perché non lo so. Brava. E ringrazio la vita di avermi fatto volare. Quindi ti senti anche fortunata? Sono molto fortunata. Ogni giorno che mi sveglio ringrazio, quando penso anche a cose negative, perché capita a tutti di pensare a cose negative, dico: aspetta un attimo, non facciamoci girare la testa, perché noi viviamo in una società dove c'è qualcuno che ci gira sempre la testa dove vuole lui, no? Senti, sai ballare bene, perché vi ricordo che hai partecipato a Ballando sotto le stelle per diverse puntate, quindi tuttora ti dedichi al ballo, no. È una tua, no? Allora, amo la musica, amo ballare, i balli devono esprimere l'energia che hai nel corpo. Non sono brava a ballare, non me ne frega assolutamente niente, perché io non nasco come ballerina, però nella vita, appunto, mi dicevi, ti ritieni fortunata, la vita è tante cose. Non significa che uno debba fare lo speleologo e interessato soltanto ad andare sottoterra nei buchi. Magari uno speleologo può anche amare prendere un deltaplano e volare nel cielo, può ridere, scherzare. Noi siamo tante cose e dobbiamo dare la libertà a noi stessi di esprimere il nostro essere. Tu lo puoi dire con esperienza, perché appunto conosci tante parti del mondo, ma è vero che l'Italia è il paese più bello del mondo, o è molto provinciale dirlo? Guarda, io conosco tanti luoghi al mondo, ma non posso dire di conoscerli tutti. Credo che l'Italia sia obiettivamente il paese più bello del mondo per una semplicissima ragione, perché comunque rispetto ad altri paesi, noi adesso non so se siamo pari come numero o c'è ancora uno di differenza per i patrimoni UNESCO con la Cina, Italia e Cina. Però la Cina è molto più grande dell'Italia. Quindi arrivo al dunque. Credo che siamo il paese più bello del mondo perché siamo molto piccoli, però abbiamo delle montagne fantastiche, una storia antichissima, il mare fra i più belli comunque del mondo, pensiamo a quello che abbiamo in Sardegna e non solo. Abbiamo anche un entroterra ricco di borghi, di storia, di meraviglia. Quindi ecco perché secondo me è il paese più bello del mondo. Purtroppo non ce ne rendiamo conto e non facciamo niente per trasmettere che noi abbiamo il paese più bello del mondo. Per cui l'Italia la vedo purtroppo una nazione depressa. Siamo sì i più vecchi del mondo, ma non è detto che una persona anziana debba essere depressa. Quindi l'anzianità è una cosa, la depressione è un'altra. Dovremmo forse valorizzare di più i nostri tesori e non farci girare la testa dove vuole qualcun altro. Ti faccio una domanda che ho sentito fare a una persona che stasera ti ha fermato per la strada. C'è una parte del pianeta che non conosci? Dai, Piero, ma tantissimi luoghi del pianeta non conosco. Appunto, non conosco Aquileia. E allora, per esempio, dove ti piacerebbe andare? Un posto del pianeta o dell'Italia che ti piacerebbe... Guarda... Dove che ti piacerebbe andarci per far conoscere sulle nostre reti televisive, perché ti apprezzi, perché te rimani incantata, rimani... affascinata. Guarda, la vita ti cambia, no? Ciò che ti piaceva quando eri ragazzo non è detto che ti piaccia quando sei adulto, quindi i valori sono diversi. Paesi meravigliosi, una bellezza
incredibile, io l'ho trovata nel continente africano, in tanti stati come la Tanzania, il Sudafrica, però non riesco più a prescindere, cioè a vivere un territorio soltanto perché magari ha delle realtà belle, ma se c'è tanta disperazione e una povera umanità, non riesco a viverlo come un bel posto. Quindi sono condizionata dallo scegliere dei paesi dove comunque si sta bene come umanità. Mi ha sempre incuriosito, e prima o poi ci andrò perché non ci sono mai stata, il Bhutan, perché sono gli unici ad avere il prodotto interno lordo di felicità. Ah. Quindi sostengono a livello governativo, hanno istituito il livello di felicità del popolo, nonostante sia un paese povero. Quindi mi piacerebbe conoscere come si vive in un luogo dove la gente non chiude le porte, dove mi raccontano sono tutti accoglienti, un po' alti come quota. Dovrei attrezzarmi, fare un po' di allenamento, però chissà che non ci vada prima o poi. Meglio prima che poi, perché insomma... Senti, tornerai ad Aquileia per conoscerla meglio? Sì, assolutamente. Lo dicevo prima, mi piacerebbe unire tante cose di questo territorio in un racconto. Perché, come ti accennavo, un posto non lo si può raccontare soltanto attraverso un unico tema. Ti faccio un esempio. Quando nel 1989 ho iniziato a occuparmi di animali, facevo un programma che si chiamava L'Arca di Noè. Si occupava soltanto di interazione uomo-animale. Quindi io sono partita, uno dei tanti viaggi, sono andata in Australia a Kangaroo Island per fare un servizio sull'echidna, che è questo marsupiale rarissimo, un animale rarissimo che assomiglia vagamente a un riccio, che è veramente in via d'estinzione. Però sono partita dall'Italia, sono andata là in fondo, ho fatto il servizio su questo animale e poi sono tornata a casa. Cioè, non credo che sia giusto. Quando tu vai in un luogo devi raccontarlo nel suo insieme. E qui in Friuli ho conosciuto dei territori che mi invitano sicuramente a tornare per raccontarli nel loro insieme. Hai scritto anche molti libri che ripercorrono la tua esperienza, le tue conoscenze. Consigliacene tre titoli fra tutti quelli che hai scritto, in modo che non possiamo leggerli tutti. No? Per l'amor però del cielo. Però tre li possiamo leggere, quindi guarda, consigliali alle migliaia di persone che in questo momento ci stanno ascoltando. Guarda, io non sono una scrittrice, per cui quando ho scritto diversi libri li ho scritti parlando di esperienze reali. Uno scrittore vero invece ha la capacità di inventare, di creare, di dire qualsiasi cosa. Comunque sicuramente io ho dei libri che amo più di altri. Il primo, Cuore di gatta, è stato fra l'altro un bestseller Mondadori e parla di come gli animali ti possono arricchire o migliorare la vita. Sembra un romanzo, ma invece è solo realtà. Un altro libro... E quindi qual è il titolo? Cuore di gatta. Della Mondadori. Cuore di gatta. Cuore di gatta, sì. Poi un altro libro che mi è piaciuto molto, che ha avuto meno successo, è stato Per te io vorrei, perché io credo moltissimo nell'educazione e quindi molte volte i nostri giovani sono demotivati perché noi genitori non siamo stati in grado di trasmettere dei valori importanti ai figli. E questo libro, io mi sono fatta un'autoanalisi, perché sicuramente non mi ritengo una grande mamma, è un po' il difetto di tutte le mamme, quello di non sentirsi mai all'altezza. Però io che cosa vorrei regalare, che cosa vorrei lasciare in eredità a mia figlia? Niente di materiale. Vorrei lasciarle dei valori preziosi e quindi ho scritto questo libro, a mio avviso molto intenso, che mi piacerebbe potesse essere utile. Quindi. E poi il terzo e l'ultimo sono temi completamente diversi, perché la Aragosta vive 100 anni, non parla di animali, non parla di aragoste, ma è una sorta di
Hai presente quando uno dice il mental coach? Quando uno si trova in difficoltà, è triste. I mental coach oggi stanno facendo dei lavori importanti anche con gli atleti, con i presidenti degli stati, con persone che hanno dei ruoli importanti, perché devono motivarli. Ma il mental coach è colui che ti tira fuori quello che tu sei veramente e che magari non hai il coraggio di tirar fuori. E questo libro è un po' una ricerca di un mental coach che potrebbe aiutare tante persone, a mio avviso. Allora, credo che stasera abbiamo dato veramente sì, ho chiacchierato un'idea della ricchezza anche interiore, non solo intellettuale, di Licia. La ringraziamo di essere stata ospite da noi e gli auguriamo di insegnare e insegnarci tante altre cose tramite le sue trasmissioni con la mente e con il cuore, perché mi sembra di capire che lavori con questi due elementi fondamentali dell'uomo. Sì. Grazie. Grazie.